Sono 14 più un arbitro, Roberta Chiurlì, avvocatessa di Taranto. Sono 14, cercano l'oro in Giappone, a Tokyo. Le storie sono diverse. La stellina è Benedetta Pilato, tarantina sedicenne, che ha confessato di non aver neppure mai visto un'Olimpiade in TV. Era troppo piccola 5 anni fa. Il più grande è Mauro De Filippis, tarantino anche lui, 40 anni. Ci proverà due volte nel tiro a volo. Spedizione pugliese tarantocentrica in 4 dalla città dei due mari. Benedetta Pilato, che dovrà fare l'impresa nei 100 soltanto perché i 50, laddove è il record del mondo, non sono disciplina olimpica. Silvia Semeraro, raro karateka con specialità kumite, Mauro De Filippis e Antonella Palmisano. Quest'ultima di Mottola a Rio rimase fuori dal podio con un quarto posto. Ci riproverà. 4 da Taranto, 2 da Lecce. Massimo Colaci, 36 anni, di Gagliano del Capo, partito da Ugento, pallavolista, ha vinto tutto, tranne un oro con la nazionale italiana. A proposito, dopo Tokyo, De Giorgi sarà commissario tecnico, e il Salento che batte a rete, e vedremo se Massimo saprà battere anche questa maledizione azzurra, bizzarra, perché ha vinto una Champions, 4 scudetti, 4 Coppa Italia, e l'elenco continua. Non ci sarebbe dovuto essere invece a Tokyo Maria Grazia Alemanno, sollevatrice pesi nei 59 kg, si è qualificata in extremis per un gioco ad incastri dopo una serie di squalifiche internazionali. E ora crede alle cose belle, perché la vita, in fondo, è questa roba qui. La vita è trovarsi a Tokyo quando avevi già prenotato le vacanze, e chissà che non avesse altro da fare anche Paolo Monna, tiratore a segno di Carovigno, ma nato a Fasano, lì, a casa sua, ha preparato tutto. Si dice nell'ambiente che abbia poche possibilità, ma quanto conta poi davvero? Se contasse, però, Vito dell'Aquila sarebbe tra i favoritissimi, secondo nel ranking mondiale di taekwondo, viene da Mesagne, come Carlo Molfetta, lo manda lui, che sa come si prende l'oro. Cercano l'oro, ma forse questi ragazzi hanno già vinto.